Buongiorno a tutti, benvenuti Ciao a questa Mario. conferenza stampa di presentazione del comitato promotore per il referendum dell'eutanasia legale di Ferrara. Io sono Leonardo Fiorentini e sono di qui per sia l'associazione Luca Coscioni che la società della ragione. Con noi ci sono esponenti di tutte le forze che aderiscono a questo comitato, per cui abbiamo Più Europa con Mario Zamorani, Sinistra Italiana con Sergio Godinelli, Possibile con Alessandro Stella, il Partito Socialista con Elena Zoboli. Hanno aderito anche altre realtà, ad esempio l'articolo 1, che per oggi non riusciva ad essere con noi. Ringraziamo innanzitutto coloro che hanno dato disponibilità ad autenticare le firme per questo referendum, in particolare i consiglieri comunali Baraldi, Ilaria Baraldi, Diana Marescotti, Davide Bertolasi e Roberta Fusari, e anche una serie di avvocati che da quest'anno possono autenticare le firme e ai quali appunto i quali ringraziamo, e agli avvocati facciamo in particolare un appello per mobilitare tutti coloro che fossero disponibili a ad aiutarci in questa raccolta di firme che ha l'obiettivo di smuovere il blocco istituzionale che di fatto si è venuto da due anni a questa parte rispetto a tutta la vicenda che ha visto i protagonisti, in particolare Marco Cappato e Mina Welby, rispetto alla richiesta di garantire anche in Italia la possibilità di poter decidere sulla propria vita e decidere di non soffrire durante, diciamo, nella fase di fine vita. Il referendum, io poi non approfondisco il tema perché ringrazio in particolare il professor Andrea Puggiotto che è qui con noi, che immagino potrà approfondire il tema molto meglio di me. Ringrazio anche Feliciano Rossi, che è il coordinatore del comitato Emiliano Romagnolo, al quale darò la parola dopo il professor Puggiotto, al quale immediatamente darei il microfono. Sì. Ma allora, buongiorno a tutti. Poiché mi guadagno da vivere insegnando diritto costituzionale, userò i minuti a mia disposizione per parlare giuridicamente del quesito referendario che oggi presentiamo alla stampa. È un profilo importante quello giuridico per diverse ragioni che vorrei illustrare. La prima attiene alla natura del presente referendum, che lo differenzia, ad esempio, dai 6 quesiti in tema di giustizia promossi da Lega e Partito Radicale. Questi 6 referendum, come ha dichiarato il leader leghista Matteo Salvini, cito, non sono contro qualcuno, ma sono di stimolo al governo e al Parlamento. Curiosa affermazione che finisce per scambiare un quesito abrogativo popolare per un confetto falqui, ma un referendum non è un purgante. Giuridicamente il referendum è una fonte del diritto. Abrogando in tutto o in parte un testo di legge, innova l'ordinamento indipendentemente dalla volontà di governo e Parlamento. E quanto esattamente fa questo quesito referendario promosso dall'associazione Coscioni? Aggregare una maggioranza elettorale che non ha voce né ascolto in Parlamento, traducendola in volontà normativa attraverso un referendum capace di introdurre nel nostro ordinamento a determinate condizioni, che vedremo, l'eutanasia attiva. L'iniziativa dell'associazione Coscioni dunque usa il referendum come strumento di decisione diretta e alternativa alla non decisione parlamentare. E qui emerge un secondo profilo giuridico che aiuta a meglio comprendere l'iniziativa odierna. Diversamente ad esempio dal Parlamento spagnolo, che qualche settimana fa ha approvato una legge in materia di eutanasia, il nostro Parlamento, come le 3 proverbiali scimmiette, non parla, non sente, non vede. Non ha discusso la proposta di legge popolare depositata già nel 2013,
ha ignorato i due moniti della Corte Costituzionale a colmare una, con legge una lacuna che è incostituzionale, finge di non vedere i processi che si celebrano per il reato di aiuto al suicidio a carico di Mina Welby e Marco Cappato, sempre assolti finora, e si volta dall'altra parte, davanti ai tanti malati terminali, legati da sofferenze insopportabili e irreversibili, cui è negato il diritto di morire dignitosamente, perché il loro caso non rientra nella fattispecie ritagliata dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale. Ora, davanti al legislatore muto, sordo e cieco, non resta che usare la seconda scheda, quella referendaria. Che la Costituzione mette in mano agli elettori perché, in questo caso, decidano al posto di chi non vuole decidere. Il referendum torna così a essere quello che deve essere, uno strumento contromaggioritario, un correttivo dell'indirizzo politico sulla specifica materia oggetto del quesito abrogativo. E questo è il terzo profilo che volevo trattare, cioè l'oggetto del presente referendum. Nel nostro ordinamento è punita penalmente sia l'eutanasia attiva, attraverso il reato di omicidio del consenziente, articolo 579 del codice penale, sia l'eutanasia passiva, attraverso il reato di aiuto al suicidio, articolo 580 del codice penale. Quanto al reato di aiuto al suicidio, grazie alla disobbedienza civile di Marco Cappato nel tragico caso di Jay Fabo, è intervenuta la Corte Costituzionale a ridurne l'ambito di applicazione. La sua sentenza 242 del 2019 ha depenalizzato il reato a determinate condizioni, e cioè, schematicamente, se l'aspirante suicida si identifica con una persona che è affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che trova assolutamente intollerabili, tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma che resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli. È un passo avanti. Ma la realtà tragica presenta casi tragici non incapsulabili nelle maglie strette di questo giudicato costituzionale. Da qui la necessità di attivare, di arrivare all'introduzione a determinate condizioni dell'eutanasia attiva. Il referendum infatti agisce sull'articolo 579 del codice penale, abrogandolo solo in parte. Quindi bisogna essere chiari. All'esito del referendum, il reato di omicidio del consenziente rimarrà sanzionato se il fatto è commesso contro un soggetto vulnerabile, cioè un minore, o perché ha condizioni personali particolari che escludono l'autenticità del consenso prestato, o perché quel consenso è stato estorto o carpito con inganno. Dunque, a contrario, una persona sana di mente, di maggiore età, capace di esprimere il proprio consenso, potrà validamente autorizzare la propria morte, senza conseguenze penali per chi l'abbia determinata. L'eutanasia sarà così consentita e in forza del richiamo al consenso della persona aspirante suicida si svolgerà secondo le modalità e le procedure previste dalla legge sul consenso informato, sul testamento biologico, nonché in presenza dei requisiti tracciati dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale. Da qui nasce una quarta e ultima considerazione giuridica. Un esito come quello che si prefigge questo referendum sarebbe un vero mutamento di paradigma. Il codice Rocco, il codice penale attualmente in vigore, si ispira al principio di indisponibilità del diritto alla vita. Attraverso questo referendum si impone invece l'autodeterminazione in ordine alla scelta su se, come e quando porre termine alla propria vita. Già oggi è così per tutti noi qui presenti, che siamo liberi di interrompere la nostra vita in qualunque momento. Il suicidio infatti non è punito penalmente, nemmeno come reato tentato.
Grazie al referendum sarà così anche per chi è più sfortunato di noi, perché è impossibilitato a darsi la morte da solo, pur desiderandolo più della propria vita. Perché in talune situazioni, quando il corpo si fa prigione dolorosa e insopportabile, come scrive Emmanuel Carrère nel suo ultimo romanzo Yoga, il suicidio, benché non goda di ottima stampa, può essere una soluzione. Chiudo, finalmente. Vorrei dire che attraverso questo referendum abbiamo la possibilità di prendere la parola su uno di quei temi considerati eticamente sensibili, dunque divisivi, quindi espulsi dalla agenda politico-parlamentare, come fossero irrilevanti, quando invece sono alla lettera una questione di vita o di morte. Se possiamo farlo, è grazie a questo strumento referendario. Ora, si deve a un comico, oggi elevato a padre padrone del partito di maggioranza relativa, la definizione più corrosiva dell'istituto referendario. La cito testualmente, scusandomi per l'espressione non d'accademia della Crusca che essa contiene. Il referendum è quell'istituto dove, se condividi la legge oggetto del quesito, devi votare no, mentre se non la condividi devi votare sì. Dunque è come se durante la celebrazione di un matrimonio il prete chiedesse allo sposo: la vuoi mandare a cagare? No, allora vi dichiaro marito. Ecco, ai comici è permesso tutto, quando sono leader politici forse un po' meno. Al corpo elettorale certamente spetta il compito di capitalizzare la scheda referendaria, a cominciare da questa straordinaria occasione promossa dall'associazione Luca Coscioni. Basta poco: un documento di identità, una penna e una firma in calce ai moduli che il comitato promotore porterà in piazza da domani fino alla fine del mese di settembre. Grazie ad Andrea Puggiotto, che ha, diciamo, non solo puntualizzato quali sono i termini giuridici della questione, ma soprattutto quelli politici. Su questi poi do la parola a Feliciano. Volevo sottolineare due cose: una, l'estrema difficoltà di questa campagna di raccolta firme, che viene dopo, si spera dopo una pandemia, e in tre mesi estivi dettati, questa, diciamo, questa urgenza è dettata da una serie di scadenze costituzionali che impedirebbero, andando oltre, la possibilità di dire referendum. Al di là di questa difficoltà, c'è un tema, e l'ha sottolineato Puggiotto poco fa, secondo me fondamentale, ovvero che l'immobilismo sui temi eticamente sensibili, questo è uno, ma ce ne sono molti altri che sono, sarebbero in discussione in Parlamento, è un controsenso nel momento in cui sono invece dei temi su cui la sensibilità dei cittadini italiani è molto sensibile, molto alta. Credo davvero sia un'assoluta miopia politica il fatto di, su questo tema, ripeto, su tanti altri che sono fermi in Parlamento, che coloro che hanno in mano la direzione politica e istituzionale del nostro paese non si prendano la responsabilità di decidere. Do la parola a Feliciano Rossi, che appunto coordina a livello regionale questa campagna, una campagna che appunto si preannuncia molto, molto difficile. Grazie Leonardo, grazie a tutti. Come potete immaginare, è davvero difficile intervenire dopo l'intervento del professor Puggiotto, che devo dire ha toccato anche la maggior parte delle questioni che il comitato promotore sostiene, e la necessità quindi di fare un referendum. Allora, partiamo dall'inizio. In Italia sono circa 40 anni che ci sono iniziative per introdurre, diciamo, a diverso titolo delle leggi che riguardano il fine vita. Abbiamo iniziato nel 1979 con l'iniziativa parlamentare del deputato socialista Loris Fortuna. In seguito, negli anni 80, ci sono stati diversi tentativi che venivano soprattutto da parlamentari di area radicale. In seguito,
questi temi hanno raggiunto ancora di più l'opinione pubblica attraverso le testimonianze, ad esempio, ricordiamo tutti, di Pier Giorgio Guerbi e Luana Englaro. Lo ricordava anche il professor Puggiotto, c'è stata una proposta di legge di iniziativa popolare nel 2013 che ha raggiunto oltre 130.000 firme e non è mai stata discussa dal Parlamento. Infine nel 2017, finalmente siamo arrivati ad avere un testo minimo di civiltà giuridica che è la legge 219 del 2017 che disciplina le DAT, il cosiddetto testamento biologico. Perché un referendum oggi? Perché dopo tutte queste iniziative ci siamo resi conto della impossibilità di coinvolgere a livello parlamentare i partiti maggioritari e dell'impossibilità di arrivare ad un testo per via parlamentare. Ad oggi, in base ad un sondaggio del 2019, 9 italiani su 10 sono favorevoli a regolamentare l'eutanasia. Perché? Perché sono temi che riguardano tutti, sono temi che nel bene o nel male hanno interessato magari le esperienze personali dei cittadini o le esperienze di chi è vicino alle persone che hanno magari risposto al sondaggio. Perché regolamentare l'eutanasia? Perché l'eutanasia clandestina esiste già in Italia, ad esempio. Perché, come ricordava il professor Puggiotto, la sentenza della Corte Costituzionale esprime dei principi che sono condivisibili, ad esempio mettendo al centro la libertà individuale, il principio di autodeterminazione rispetto alla sacralità della vita o l'indisponibilità appunto della vita. Ma la sentenza della Corte Costituzionale non basta, per due ragioni. Innanzitutto perché è veramente di difficile applicazione. Ad oggi, la sentenza del 2019, del novembre 2019, nessun malato è riuscito ad ottenere quello che c'è scritto nel dispositivo della sentenza, e cioè che il Servizio Sanitario Nazionale accerti quelle quattro condizioni che ci illustrava precedentemente il professor Puggiotto, cioè la natura irreversibile della patologia, l'esistenza di sofferenze fisiche e psicologiche ritenute intollerabili, l'espressione del consenso e il fatto che, diciamo, il malato sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Nessun servizio sanitario non è ancora riuscito ad accertare in nessun caso in 3 anni queste condizioni. Perché? Perché non essendoci una legge non esistono responsabilità, non esistono scadenze e giustamente anche i medici non possono affidarsi ad una sentenza della Corte Costituzionale. Il 15 giugno, per la prima volta, dopo quasi un anno e dopo 10 udienze, un malato, Mario, è riuscito a chiedere al Tribunale Civile di Ancona di imporre all'ASL di verificare le condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito in Svizzera. Capite bene che un malato spesso terminale, anche se in realtà i malati terminali non sono necessariamente inclusi nella sentenza della Corte Costituzionale, anche per questo diciamo che la sentenza non basta, ma alla fine la Corte Costituzionale non è il legislatore, non può sostituirsi, diciamo, al ruolo del Parlamento, anche se molto spesso in alcuni casi ci riesce benissimo. Quindi è veramente impossibile ottenere i diritti che la stessa Corte Costituzionale ha sancito, cioè il caso di Davide Trentini, un malato terminale che ci ha messo 4 anni per avere, un caso simile a quello di Fabiano Antoniani, di Gigi Fabo, per vedersi riconosciuto il diritto a morire. E capite bene che un malato terminale spesso non ha 4 anni, non ha 4 anni, e soprattutto credo ci sia una questione di dignità. Oltre alla dignità di morire come ciascuno desidera, la dignità di non subire, oltre alle torture, magari della malattia, la tortura dello Stato che impedisce la libertà di scegliere, c'è un'ulteriore offesa alla dignità di doversi rivolgere a un tribunale, ed è qualcosa che magari non tutti possono fare da un punto di vista anche materiale, per la spesa che ciò comporta e anche per la questione di tempo che coinvolge questa attività, rivolgersi ad un organo giudiziario.
E la seconda ragione è appunto l'esclusione, la nostra, quella che noi consideriamo un'irragionevolezza, cioè il fatto che la sentenza della Corte Costituzionale riguardi unicamente i malati che sono tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, quindi esclude per esempio tutti quei malati oncologici terminali che vogliono vivere le ultime settimane di vita con dignità, o se non con dignità, coerentemente con la propria idea della vita, perché l'articolo 579, che ha le cui disposizioni sono oggetto del quesito referendario, come giustamente ricordava il professor Puggiotto, non riconosce, diciamo, a ciascuno la libertà di scegliere una propria concezione della vita e quindi anche del fine della vita, ma impone a tutti lo stesso principio, che è quello dell'indisponibilità. Noi con il referendum non vogliamo, diciamo, ovviamente togliere a chi ritiene che il principio di che la vita, diciamo, sia un bene indisponibile a cui a nessun costo bisogna rinunciare. Non desideriamo togliere a chi desidera condividere queste idee, diciamo, la facoltà di scegliere. Vogliamo semplicemente riconoscere a tutti il diritto di scegliere. Grazie Feliciano, ricordiamo che dove si può firmare presso l'URF del Comune di Ferrara tutti i giorni di apertura, presso l'ufficio elettorale di Ferrara tutti i giorni, tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30 se non sbaglio. Si potrà firmare, questo sarà il primo, diciamo, evento del comitato, domani dalle 19 alle 21 con un aperitivo, diciamo, di firma presso il Canapa Bar Empatia di Via Carlo Maio 119. Nel frattempo stiamo organizzando i tavoli per la prossima settimana, sicuramente ci sarà un tavolo del comitato venerdì prossimo in piazza Savonarola. Questo weekend ci saranno comunque altri tavoli, più Europa ad esempio ha organizzato tavoli domani pomeriggio, perché sabato 3 dalle 17 alle 20, domenica 4 dalla mattina 10-13 e pomeriggio 17-20 presso il volto del cavallo. Io adesso darei la parola agli altri componenti del comitato promotore, non so se può cominciare Sergio a dire qualcosa, però deve venire qua. Sì, buongiorno, io rappresento Sinistra Italiana, sono il coordinatore provinciale. Sinistra Italiana aderisce alla campagna a livello nazionale e noi abbiamo volentieri partecipato alla costituzione del comitato e saremo impegnati nei prossimi mesi, dura 3 mesi se non ricordo male la campagna per la raccolta delle firme, quindi sarà un impegno molto, molto concentrato nel tempo. Non aggiungo nulla a quello che è stato detto fino ad ora, perché penso che abbia chiarito in maniera perfetta quello che è il senso di questa iniziativa, che appunto supplisce a un'inerzia del Parlamento che evidentemente nel suo complesso, purtroppo, prende atto di questa cosa, non ritiene che questo salto di civiltà nel nostro paese sia necessario, a differenza di altri paesi che invece stanno agendo concretamente per integrare laddove questa possibilità non è concessa ai propri cittadini. Vi ringrazio tutti per la presenza. Alessandro Volta, di Possibile. Scusami, no, è stato un lapsus. È importante. Sì, se puoi dire. No, se no non ti sentono la distanza. Sì, due cose. Grazie mille per la parola. Due cose. Sì, noi come Possibile aderiamo perché crediamo in uno Stato laico e quindi nei diritti civili, nelle libertà di scelta, che non implica semplicemente la scelta di poter essere cittadini consapevoli in uno Stato laico. Quindi le battaglie di Possibile sono
il DDL ZAN, il matrimonio egualitario, la patrimoniale, aderiamo anche questa per l'eutanasia legale e credo che sì, essendo un partito che crede molto nella laicità dello Stato, tutte le battaglie che tengano conto dei diritti dei cittadini e delle libertà di scelta dei cittadini ci vedono comunque partecipi. Grazie. Chiudiamo con Elena Zoboli del Partito Socialista Italiano. Anch'io sarò molto breve in quanto credo sia stato molto chiaro e esaustivo l'argomento. E il Partito Socialista è sempre stato appunto uno dei partiti promotori di questo progetto e come già ribadito dal nostro segretario nazionale, insomma Raio, siamo, la nostra storia ci vede sempre vicini ai diritti e alla difesa delle libertà personali, quindi saremo al vostro fianco, in questi mesi ci renderemo disponibili e fautori di questo progetto appunto per la raccolta delle firme. Speriamo che insomma si possa raggiungere anche qualche obiettivo in più rispetto a quanto è stato fatto finora. Ecco. Quindi, grazie a tutti per la possibilità di rendere insomma, partecipi anche tutti i cittadini, che secondo me è un argomento molto 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 sentito, difficile ma molto sentito. Grazie. Bene, ringraziamo tutti gli intervenuti, ringraziamo chi ci ha seguito sui social network e ci vediamo ai banchetti per la raccolta firme, appunto sin da domani, sia in piazza nel pomeriggio che dalle 19 alle 21 presso il Canapa Bari. Grazie.